Facciamo le corna al coronavirus. Quando Lady Caccola e il coronavirus si incontrano di nascosto nel parco sulla panchina, la polmonite si avvicina. Loro si cercano sempre, ridacchiano e se ne fregano dell'altra gente, dell'ordinanza e di tutta la polizia, e nemmeno ascoltano le norme di pulizia. Loro si baciano ore ed ore, perché a coronavirus piace tanto giocare al dottore. Ma purtroppo non lo fa solo con Lady Caccola. Nel suo harem ci sono anche Miss Sputacchio e Signora Lacrima, che mentre a casa piange suo amato e non si dà pace, diffonde il suo triste stato ai suoi due bimbi, Starnuto Junior e Colpo di Tosse. E quando al parco li porta a giocare, correre e sudare, sulle maniglie di scivoli e panchine rimangono mille delle loro goccioline. Arriva Tonio, il nonno stanco e solo, che si riposa un momento col suo giornale e gira le pagine col suo solito rituale. Si lecca le dita per girare e finire il trafiletto e dopo una settimana si ritrova nel letto, ma non quello di casa sua, quello con la croce in camera perché ha la bua. Tossisce tanto e non respira, ma arriva Pia, la santa infermiera, che in gola gli inserisce un tubo e poi subito prega. I giorni passano e Tonio, sdraiato, che dorme sedato, vede la sua vita passare in un istante, ma vuole tornare quando era in gioventù e non vuole tradire più sua moglie Marilu. Ha capito di avere sbagliato e in quel triage se lo è pure sognato. Ora vuole tornare alla vita di sempre, riabbracciare i suoi nipotini ed altra gente. Il dottore, svelto al quadrato, rischiando il suo posto e la sua incolumità, con dedizione e con l'aiuto di Pia e di tutta la corsia, convince Tonio a resistere e non abbandonare la vita e questa vicenda che è da dimenticare. Passano i giorni, i medici e i loro collaboratori e tutti, anche gli stanchi dottori, sperano e pregano che Tonio stia bene, stia meglio ed esca fuori. Non perché non lo vogliano lì, ma stanno arrivando anche Miss Sputacchio e il suo fidanzato Mr. Crossfit, che corre al parco ogni giovedì. Sono una coppia giovane e forte, ma non vogliono arrivare al punto di morte. E così i dirigenti liberano nuovi letti e arrivano nuovi respiratori. Ma nel frattempo se ne vanno all'altro mondo anche diversi dottori. È un'emergenza e sembra tutta e solo lombarda ed italiana, ma nel giro di qualche settimana si capovolge tutto e l'Europa, stavolta disunita e con noi contrariata, si ammala di coronavirus di brutto. Il mondo si terrorizza in continuazione, guardando internet e la televisione. Ognuno dice la sua e nessuno sa cosa sia vero, ma arrivano la banda Conti e Conticini, che fanno i calcoli degli incentivi sui pallottolieri dei bambini, a dare il loro importante pensiero. Tutti a casa, zona rossa, a Codogno dal principio e nessuna persona per un mese da lì si è mossa. Poi spunta un focolaio a Voe Euganeo, sul Padovano e a Torino e nell'Odigiano. Quindi si proclamano zone rosse, arancioni, gialle e bianche in tutti i cantoni. Ed allora si capisce che i bambini, lungimiranti, vedono arcobaleni da lì in avanti. A casa l'Italia intera, proclama il presidente del Consiglio sotto la bandiera. Al dopo ci penseremo più avanti, dice la pletora di virologi senza guanti. Sempre se non saremo già morti tutti quanti. E il coronavirus, con democrazia, chiude in casa la gente che lavora, che facendo la pizza in famiglia si consola. Partono flash mob e dirette in internet inni cantati e suonati al balcone e residenze rivestite dal medesimo striscione. Andrà tutto bene, dicono gli ottimisti. Governo ladro, ribattono i complottisti, per marciare sui comuni e davanti alle regioni a suon di centinaia di multe ed autodichiarazioni.
si organizzano anche parlamentari delle opposizioni. Non c'è più religione, dichiara Sua Eminenza, e la messa della CEI risulta bandita. E per par condicio il governo vieta anche la partita. E così, tra pigrizia e disperazione, si arriva alla tanto acclamata fase 2, con sgomento e disillusione. Lady Caccola, Miss Sputacchio e Signora Lacrima, tutte accompagnate da Signora Mascherina, arrivata in ritardo dalla Cina, vanno tristi e impaurite a fare la spesa, con colonne e scaffali vuoti, come dopo un'arresa. E così, Signora Mascherina, eroina di lusso di questa pandemia, e i gemelli guanti, smorfiosi e pieni di vanti, hanno subito un tale rincaro e un'assurda speculazione che comprarli è diventata una vera passione. Insomma, speriamo proprio di esserci approssimati alla fine di questa situazione e di lavare il nostro sangue in un bel centrifugone, piuttosto che spararci un vaccino incerto per un coronavirus non standard, imprevedibile e molesto.